Signori, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Lolli. Oggi inizia finalmente la nuova carriera. Siamo passati dalla carriera di Ayrton Senna alla carriera di Michael Schumacher, il Kaiser della Formula 1. 7 volte campione del mondo, che tornerà in Formula 1 con la Mercedes come compagno di squadra Lewis Hamilton, colui che ha demolito tutti i record della Formula 1. Toto Wolff ha riunito all'interno della Mercedes questi due fenomeni e queste due leggende della Formula 1 per decretare chi sarà il primo pilota all'interno della storia della Formula 1 a ricevere 8 titoli mondiali. Ci saranno tante novità in questa carriera, potrete già notare dalla prima gara che abbiamo levato le traiettorie, non usiamo più aiuti. Anche l'ultimo aiuto che avevo, che era proprio la traiettoria, l'abbiamo rimossa. Sicuramente andrò leggermente più lento, lo vedrete anche nel video, nella configurazione, ma abbiate pazienza, piano piano riuscirò a imparare e andremo sempre più forti, sia in carriera che normalmente online. Detto questo ragazzi, un bel mi piace, un commento, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa carriera, iscrivetevi al canale e godetevi il video. Bene, ora si fa sul serio. Abbiamo il contratto, signori. Cosa cazzo è? $1 milione. Allora, abbiamo il 52% di apprezzamento contro il 48% di Lewis. Ora, una domanda. Dato che io sono un esperto di queste cose, dato che sono laureato in ingegneria agricola, quanto metto? 94 o 95? Cosa devo mettere? Ragazzi, non so cosa mettere. Non so quanto devo... 94, 95, 96... 95 mi date voi? 90, io faccio 95. Io metto 95 e non so cosa serve. In caso scrivetemelo. Siamo pronti a firmare il contract. Andato. Guardate quanto la reference. Numero 47 e c'è dentro Schumacher. Non so quanti di voi la sanno, però il numero 47 in teoria è il numero di Schumacher. Di uno Schumacher. Che meglio che scrivete nei commenti, che purtroppo è stato silurato. Allora, lottare per il campionato, ragazzi, sarà molto tosto, dato che siamo indietro. Però, con i nostri upgrade e con il nostro bellissimo pilota, dovremmo andare bene. Calmi. Siamo su. Abbiamo tanta batteria da poter usare dopo. Voglio cercare di usare nel secondo e nel terzo settore. La pista si dovrebbe pure migliorare in confronto al giro di prima. Siamo sotto di un decimo. Attenzione qui, si migliora, non so chi, Lando Norris si migliora, abbassa il tempo. Non so quant'è il delta. Dobbiamo fare il giro di Schumi. Un po' lentino qui. Usiamo tutta la batteria. Basta. Usiamola nel T3. Siamo sotto di 3 decimi. Non so di quanto dobbiamo migliorare. Usiamo tutti i cordoli. Pronti a frenare quando guardiamo il cartello della Pirelli. Ed è un Fuchs nel secondo settore, ma siamo leggermente lenti qui. Sotto di 3 decimi. Basterà per arrivare in pole? Nel Bahrain. 6 decimi sotto, signori. È un tempone. È un tempone. È pole? Magnifico, sei in pole position. È la pole. È la pole. Schumi is back. 1, 2, 3, 4, 5. Sui motori per il primo Gran Premio di Schumacher con le nuove vetture ad effetto suolo. Attenzione. Attenzione, Norris si attacca, incredibilmente fa la prima partenza della sua vita a missile, si infila pure Oscar Piastri. Attenzione, contatto tra l'ala di Oscar Piastri e il posteriore di Norris, quasi la perdiamo, siamo secondi, riusciamo a battere Piastri in partenza. Ricordiamo che al primo giro possiamo erogare tanta batteria e soprattutto, punto fondamentale di questo Gran Premio, siamo molto carichi. Questa cosa influirà molto sul primo rettilineo, quindi verso sarà fondamentale averlo. Ora abbiamo un po' di punti di riferimento avendo Norris davanti.
Sì, Norris incredibilmente nel gioco sta partire, c'è una bandiera gialla, what the fuck? Quanto sta già la batteria, la gomma? Vabbè, oddio, 4%, manco troppo, fermi. Ragazzi, ho solo una gomma soft nuova. Ho visto ora. Quindi dobbiamo andare di media per forza, media e hard nuova. Ma che cavolo di strategia mi voleva far fare allora l'ingegnere? Un sabotaggio questo per il rientro di Schumacher. Più aggiornamenti. Ok. Ma è un sabotaggio chiaramente. Siamo all'inseguimento di Norris e stiamo andando da Dio. Stiamo andando veramente forti, raga. Mamma mia quanto ha frenato prima. Attenzione a non far surriscaldare troppo il motore, devo prendere anche un po' di distanza. Credo che sia il momento di passarlo. Credo che sia il momento di sferrare l'attacco. Il primo attacco di Schumi. Non usiamo troppa batteria, giro veloce. Per ora punta addizionale, anche se è troppo presto. Mamma mia, non abbiamo velocità di punta, si vede proprio. Cerchiamo di frenare prima, mettiamo anche la seconda. Dato che il bro sta frenando tantissimo, scorre anche lui. Ruota, ruota. Ruota, ruota, ciao Norris, bellissimo casco. Però non ti aumenta le performance. Bella mossa, ben fatto. Grazie bro. Prendiamo la leadership di nuovo dopo averla persa alla partenza su Lando. Fucsia primo settore, ovviamente abbiamo usato tutta la batteria che avevamo. E ora si fa un po' il risparmio energetico. Ma voto alla guida senza traiettorie? Non mi aspettavo di riuscire a fare 5 giri tranquillamente. Non me l'aspettavo proprio. Secondo track limits è lo stesso punto. Mo ci manca solo e facciamo come Sakhir 2020 con la Williams che andiamo a muro in quel punto. Stai zitto, c'hai ragione Aki, c'hai ragione. Per ora abbiamo un po' allontanato Norris. Non vorrei che sta sentendo più degrado di noi. E Verstappen dietro Norris. E Verstappen dietro Piastri. Ragazzi, le McLaren stanno andando a missile. In questa configurazione di pista vanno davvero a missile. Non me l'aspettavo. Ho paura dei loro upgrade durante la stagione. E sapete cos'è strano? Che la benzina mi stia calando in confronto a lungo. Abbiamo perso tanto? 1,3, abbiamo perso 3 decimi. 41% di usura. Tosta. Particolare mi sta calando la benzina ora. Mia, non gira più, c'ho tanto sottosterzo. Giro 9-10 pit, assolutamente sì ragazzi, per gomma media. Giorgio, mi raccomando, riscaldale bene, eh. Però abbiamo Hamilton che è nel nulla atomico, cioè c'è Perez dietro di lui, ma no, non è Perez. È un'altra macchina, credo sia una Racing Bulls, wow. Ma è solo la prima tappa, ricordiamocelo. Parlo in scuderia, già ai box. Lewis si sta fermando per il pit stop, ripeto, Lewis ai box. Non è troppo presto, ah no, vabbè, giro 8. Allora, se dovessimo boxare mi dà che siamo quinti, ma dobbiamo fare attenzione. E Norris è ingaggiato con Magnussen, attenzione, potrebbe perdere tempo. Come potrebbe guadagnarlo con il DRS, la gomma è rossa, meno male che la gomma non è il motore, mi stavo per cagare in mano. Mamma mia. Per ora mi dà che siamo quinti, però possiamo guadagnare qualcosina. Gomme andate. Ma non il nostro talento, ricordiamo. Ok, anche un po' il nostro talento, devo dire. Terzo mi dà. Probabilmente riusciamo a fare overcut. Forse riusciamo a fare overcut. Siamo al limite. Mi dà quarta, mi dà terza posizione. Terza posizione ancora. Safety car. Vietato sorpassare, rallenta. Mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Voi mi state dicendo che Zhou è in seconda posizione. Cioè siamo passati ad avere Bottas durante il GP di Olanda 2024, che stava è arrivato in seconda posizione, un fenomeno, con la decima macchina in griglia,
Azuka è secondo durante il Gran Premio del Bahrain di Schumacher in carriera. Cioè, questo qui è fantascienza. Allora, io però a prescindere andrei di gomma media. Anche perché vorrei smarcare la gomma. Io posso fare media, potrei fare comunque media media, sì. Andiamo di media, vai. Deja vu, ma abbiamo una buona Zu con le soft. Partire con il piede giusto. Dai. Norris con le soft, sarà tosta ora tenerli. Vediamo che combiniamo. Zu parte bene. No, no, Zu non mi può passare. Zu non mi può passare. Zu non mi Zu prende la leadership del. State scherzando? Norris lunghissimo! Norris lunghissimo, da Fratti, mi sono distratto, ho preso Magnussen. Zu leader del Gran Premio del Bahrain, ragazzi. È un ritorno stratosferico. È un ritorno stratosferico e pazzo. Cosa sta succedendo? Nessuno l'avrebbe mai detto. Io mi immagino i commentatori cinesi ora cosa stanno dicendo. Andiamo alla caccia di Zu. La frase più... Guarda, forse è più semplice ricevere un mi piaci da una dodicenne piuttosto che un Zu leader di un gran premio. Si ritira no, chi è? Albon? Albon si ritira. Primo problema per la Williams, ma porca miseria, ragazzi, ma Zu sta spingendo come un matto. Ragazzi, Zu sta veramente spingendo, eh. Non è che sta andando lento. No, ragazzi, sta veramente andando forte Zu, voi non avete idea. Come cavolo è possibile? Ok, ora però in trazione siamo molto più veloci. In velocità di punta è un missile, poi invece in curva perde tutto, ci stiamo infatti avvicinando tanto. Guarda quanto siamo avvicinati. Attenzione, attenzione. Oh, Albon non si parcheggia lì. Albon non si parcheggia lì. Vabbè. Oh, devo andare largo, mamma mia, quasi distruggevo l'ala. Passiamo il prima possibile. Non abbiamo tempo da perdere. 1:31.6. 1:31.0. Quasi, stiamo raggiungendo l'auto davanti. E... mettiamo la seconda. Prova a incrociare Zu, ma non sa con chi sta giocando. Non sa contro chi sta giocando. Al DRS, ha molta più velocità di punta questa stake. È fondamentale gestire bene le RS. Passiamo in modalità ricarica. Sì, sì, bella Bettezzi. Prima del giro 19:68, ok. Abbiamo preso, qua dovremmo un po' seminarlo. Vediamo cosa combiniamo. Ricarichiamo anche Alerza, almeno il mio ingegnere di pista H, George Russell, H disoccupato. Non si lamenta più. Dentro Schumi. Mezzo secondo già guadagnato. Siamo troppo interni qua. Faremo fatica, infatti blocchiamo l'anteriore. Ma in che posizione è Hamilton? È indietrissimo. Non si sta proprio provando in questo circuito. Una 5. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Va bene, va bene. Comunque credo di dover recuperare la batteria nel secondo settore, perché non riesco a recuperarla per tutto il resto del circuito. Qualcuno sta già boxando. Credo nello snake mi metta a recuperare. Sono a 1 e 2 da Norris e mi sta piano piano recuperando con gomma soft. Box per difenderci dall'undercut. Sta guadagnando un macello, abbiamo 43% di usura. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Box. Box media nuova. Dai. No, l'anteriore sinistra. L'anteriore sinistra ha avuto problemi, dannazione. Meno male che almeno siamo riusciti a passare Piastri. Abbiamo avuto un problema con la rimozione della ruota anteriore sinistra. Dio. No, non siamo felici minimamente. Norris ci passa. Lewis ha imboccato la corsia dei box. Ripeto, Lewis ha i box. La strategia di gara è completa. Quei due secondi che ci servivano, l'abbiamo persi lì ai box. Usciamo ruota a ruota. Ora dobbiamo recuperare tutto. 1:08. C'è molto molto grip in pista. Se per qualsiasi arcano motivo dovesse uscire una safety, mettiamo la soft usata. Andiamo in recupero ora. Tanto la sfida è qui davanti. Io contro Norris.
Anzi, sai che c'è? No. Voglio provare a fare il giro veloce. Mamma mia, quanto siamo veloci in curva. Usiamo tutta la batteria ora. 1.37. Norris vuole l'interno. Gliela tiriamo. Gliela tiriamo. Dentro Ciumi. Ce la prendiamo di forza. Dentro Charles. Ma quelli davanti boxano? Il distacco dalla vettura davanti è 2,5 secondi. Monta gomme dure usate. Le sue gomme sono state montate 10 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 33,2. Ma non boxa. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 2,0 secondi. Ragazzi, non boxano Chialeard. Ragazzi, non boxano. Dobbiamo superarli tutti in pista. È un parto, è impossibile. Guarda quanto guadagno in curva, mamma mia. Ok, uno boxa, non so chi sia, vediamo che gomma ha. Se Aliard forse boxano anche gli altri, Hulkenberg boxa, sì. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Sì, ma io non ho velocità di punta, ragazzi. Proviamo a tirargli la staccata su Sainz. Sainz, ti stavi muovendo in frenata però, eh. Ti stavi muovendo in frenata, questa cosa non è giusta. Non la puoi fare, pasticcino. Lasciamogli spazio. Non la puoi fare. Ragazzi, mi fa paura quella persona lì davanti. Mi fa tanta paura. Mamma mia, quanta lentezza, bro. Alonso Simulator contro Hamilton. Ho paura a farla. Ho paura. No, 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 no. Non mi fida di infilarmi qui. Non mi fida di infilarmi qui. Passiamo subito per Checo. Checo. Checo, te devi levare dai coglioni. 6 secondi su Verstappen da recuperare. Signori, qualcuno sa come recuperare 6 secondi? Qualcuno ha qualche idea? Qualcuno ha qualche idea? Oh mio Dio, Perez. 6 secondi da recuperare. Usa il DAS? Signori, io ho il DAS, guardate, dentro su Charles, su e giù, su e giù. Con questo set di gomme. Il distacco dal tuo compagno di squadra. Prendiamo la seconda 24, posizione. 5-7. Dobbiamo recuperare in 5 giri, in sostanza 6 secondi, più sorpasso. E stiamo guadagnando tantissimo. Stiamo guadagnando tantissimo. 2-4. Oh, lunghissimo. Quanto abbiamo perso? Quanto abbiamo perso? Mamma mia. Maledette gomme medie, mi viene da dire. Guarda quanto slidano. 2-2. Ci avviciniamo al penultimo giro. Abbiamo molto probabilmente un solo shot per andare a riprendere. Dovrebbe essere all'ultimo giro, se lo recuperiamo. È sempre quello il punto fondamentale. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Troppo lontano. Troppo lontano. Per questa rimonta pazza, per questa strategia a doppia sosta, e non ci doveva essere, forse, mi viene da dire. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Ti giuro, ti siluro, l'immortacci tua. Mori. 51% di usura, la gomma è distrutta. Mi viene pure da dire, abbiamo fatto un'ottima strategia. Non l'abbiamo recuperato, secondo me, causa me, che ho sbagliato. Però dall'altro lato, se avessimo aspettato un altro giro, Verstappen non lo riusciva a riprendere. Cioè, sarei stato a quei 2 secondi in più che mi avrebbero penalizzato, forse. Peccato, ma mi va più che bene. Metto nessuno, almeno risparmio quel poco di batteria in usura generale del motore che ci serve. Tanto abbiamo 5 secondi e 6 di distacco da Norris. Va bene, signori, va bene, va bene. Strategia pazza da parte degli altri. Il mio ingegnere non me l'ha consigliata, non ho la minima idea del perché. Max Verstappen vince il primo Gran Premio di questa stagione.
Dentro Charles! Seconda posizione per Schumi e terza per Lando Norris. Buono, buono, buono. Per essere una quarta forza non è male, mi viene da dire.